Carlo Calenda, a distanza di qualche anno, era una vigilia di Natale, quella firma per il riavvio degli impianti ex Alcoa e la cessione poi formalizzata qualche mese dopo a Siderallois. Tornassi indietro, rifarebbe lo stesso passo? E cavolo, era chiuso, come vi ricordate, e adesso sono andato a vedere la colata, i pezzi della fabbrica su cui stanno facendo il revamping. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto un accordo molto vantaggioso dal punto di vista energetico con l'Enel, che io negoziai con grande fatica, e la testimonianza che gli impianti possono ripartire, anche quelli come in quel caso lì sembravano veramente un'operazione disperata. Oggi con un panorama, uno scenario dal punto di vista energetico con i costi alle stelle. Ma non è quello il problema, perché la sospensione del temporary framework sugli aiuti di Stato consente per le aziende che sono energivore di fare di nuovo delle normative ad hoc. Quindi oggi c'è una possibilità che non c'era in regime normale. Per questo io dico che il polo dell'alluminio oggi è nelle condizioni di ripartire alla grande. Eurallumina ha una situazione differente rispetto a... È molto più facile Eurallumina, perché gli impianti sono mantenuti. Devo dire che l'azienda ha anche, cioè, come posso dire, tenuto botta per un numero di anni incredibile, ha speso 300 milioni per tenere aperto l'impianto, ma santo Dio, ma è possibile mai che uno non riesca perché non arriva una nave di rigassificazione? Ma veramente? Ma in quale altro paese del mondo un investitore che rimane, che continua a pagare, che mette a posto gli impianti e non lo fai partire? Ma normalmente c'è il problema che se ne vanno, con Alcoa il problema è che era Alcoa se n'era andata. Sa bene che l'amministrazione locale è contraria, non al gas, alle dimensioni di quella sono gasiera. Sono tutte cazzate. Senta, in Olanda ne hanno fatte 3, in Germania ne hanno fatte 5. Sono cazzate. Se noi continuiamo a parlare della dimensione del tubo, dell'augello, della cosa, eccetera, eccetera, non si farà mai niente in questo paese. Quello che bisogna fare è dire che quella roba è di interesse nazionale, si fa punto. E il governatore Solina se ne faccia una ragione, altrimenti si assuma la responsabilità della chiusura di questo polo. Però deve assumersela, perché non è facendo i ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato che si para dalla responsabilità. Qui è un posto perfetto per far arrivare la nave gasiera, perfetto, perché c'è un polo industriale, c'è un porto accanto. Se non lo fai arrivare qua, ma dove devi farla arrivare? Dentro il porto di Cagliari? Ma per quale ragione? Una follia, è una roba che se uno racconta non ci crede, capito?